siamo qua da Sisley a San Babila per la prima serie del Diventa Vlogger. Oggi parliamo di street style. Love of my life, picture in the sky, drink beer but would rather have wine. E queste ragazze fanno parte del nuovo network di vloggers YouTube. Io volevo lavorare nella moda, in qualsiasi moda. Ho cominciato, ho preso questa macchina. Era un po' strano fermare la gente per fare le foto, soprattutto con un click and shoot, perché magari sembravo un turista. L'altra cosa che mi piace è conoscere la gente. Così la passione e la mia passione per la gente mi spingeva di fare questo. Vi ho portato anche delle prime foto che ho scattato. Questi ho fatto nell'estate di 2006. Sunday morning view of the London to Paris. Ho cambiato macchina perché avevo bisogno di più potere con la macchina. C'erano dei giorni che praticamente bruciavo ogni foto, tornavo a casa praticamente in lacrime, e poi il giorno dopo uscivo di nuovo, nel senso perché la passione per la moda è la cosa che mi spingeva sempre, sempre, sempre avanti. Se ti piace parlare con la gente, puoi scattare in un modo perché puoi creare un rapporto, un'atmosfera con la persona e il soggetto. Se invece non ti piace parlare o essere vicino, se ti piace osservare, quello va benissimo anche perché puoi fare gli scatti rubati che sono sempre divertenti comunque. Adesso ho un po' di cose pratiche perché domani usciamo a scattare. Mi piace veramente come siete vestiti, è perfetto per la settimana della moda. L'unica cosa che io consiglierei è delle scarpe più pratiche. Prendiamo le tue? Magari no. Perché durante la moda dobbiamo correre le sfilate dove c'è più spazio, loro in quei posti è più bello scattare. Dall'inverno devi anche pensare dell'orario, soprattutto il sole, così puoi anche pianificare il giorno. Ricordatevi, le tre cose più importanti sono passione, pazienza e people, gente. Ciao.